Aveva i capelli a cespuglio e i denti larghi, a renderlo ancora più simpatico. Arrivava a malapena ai pedali e doveva tendersi con tutto il corpo per raggiungere le note più alte della tastiera, ma era chiaro a tutti che fosse un fenomeno. Billy Preston è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapi. Waiting for that train they said was coming. I had faith and waited patiently. But something's telling me I'm waiting hopelessly. But the train has come and gone without me. Struggle day and night so I'd be ready. I tried to make things right inside of me. But I've got a feeling I'm mistaken. But the train won't come in time to rescue me. How long has that train been gone? Un orologiaio americano dell'Illinois nel 1934 sottopose all'ufficio brevetti degli Stati Uniti una rivoluzionaria invenzione. Un organo elettromeccanico capace di imitare perfettamente il suono di quello a canne. Il vantaggio era sull'ingombro. L'organo del signor Hammond pesava relativamente poco rispetto a quelli mastodontici a cui le chiese erano abituate. Lo strumento fece talmente scalpore che i produttori di organi a canne presentarono un esposto alla Commissione Federale per il Commercio degli Stati Uniti. La disputa si basava sull'utilizzo improprio, secondo il loro punto di vista, del nome organo. Bisognava distinguere e proposero di battezzare quello del signor Hammond come elettrofono. La Commissione Federale decise così di organizzare una prova in doppio cieco. In una cappella dell'Università di Chicago venne messo di fianco al costosissimo e monumentale organo a canne residente la recente invenzione dell'orologiaio. Le due macchine vennero fatte sparire dietro un lungo tendaggio ed un nutrito pubblico di giornalisti, studenti e tecnici venne invitato a distinguerne il suono. Con grande soddisfazione del signor Hammond, la sua invenzione superò brillantemente la prova e si guadagnò il diritto di essere introdotto sul mercato come organo. Ben presto, in ogni chiesa degli Stati Uniti iniziò a comparirne uno. Persino nella Victory Baptist Church, una piccola chiesa di Venice tra la 48esima e McKinley Avenue. Certo, il modello era avanzato rispetto al prototipo di qualche anno prima, precisamente un C3, con tanto di amplificatore Leslie, talmente potente da dover essere abbassato per non sovrastare il coro. Sulla panca in legno di quell'organo c'era sempre seduto un bambino. Aveva i capelli a cespuglio e i denti larghi a renderlo ancora più simpatico. Arrivava a malapena ai pedali e doveva tendersi con tutto il corpo per raggiungere le note più alte della tastiera, ma era chiaro a tutti che fosse un fenomeno. Viveva per quell'organo. Nothing from nothing, leave nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Nothing from nothing, leave nothing. You gotta have something.
'cause that minus is too low to see. Come imparò ad accenderlo, non ci fu più verso di farlo scendere. Le note erano già dentro di lui. Non aveva bisogno di imparare. Gli bastava sedersi per tirare fuori da quella macchina i suoni più incredibili, suonando come un'intera orchestra. Nothing from nothing be nothing. You gotta have something if you wanna be the me. Oh, baby. Tutto il circuito del gospel parlava di lui, Billy Preston, il bambino prodigio. Non era solo un formidabile organista e pianista, ma aveva anche una splendida voce e la sua fama arrivò fino a Nat King Cole, che nel 1957 lo ospitò nel suo famoso show televisivo. I due duettarono alla pari in Blueberry Hill. Billy aveva solo 11 anni. Questo bambino ha davanti a sé una carriera luminosa. Billy Preston, signore e signori. Billy Preston. Fu un battesimo di fuoco che lo catapultò fuori dalla chiesa e lo mise sul radar della musica pop. Sei bravo, ragazzo. Forse potremmo fare qualcosina insieme. Che ne dici? Potrei insegnarti qualche trucchetto al piano e magari qualche bella canzone. Ray Charles divenne il suo mentore. Entrambi venivano dal gospel ed entrambi riuscivano a trasportare quell'attitudine libera e spirituale tipica delle chiese in tutto quello che suonavano. I due iniziarono ad esibirsi ovunque e per Billy fioccarono gli ingaggi. Divenne uno dei più richiesti session man del pianeta. Bastava che si sedesse all'organo, colpisse qualche tasto e d'improvviso la musica si accendeva, prendeva vita, si espandeva al massimo delle potenzialità. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. Era indifferente si trattasse di blues, jazz o di rock. Il suo tocco magico spediva tutto in orbita. Persino i Beatles chiesero il suo aiuto più volte nella storia e finirono col metterlo sotto contratto. Il suo sorriso, però, nascondeva qualcosa di oscuro, un orribile segreto conservato troppo a lungo, un mostro che provava a tenere a bada, stordendolo con alcol e narcotici. Un abuso sessuale subito da bambino. Billy era stato ripetutamente molestato e violentato dal prete della sua chiesa. Ammise che quell'uomo malvagio lo lasciava suonare in cambio del suo silenzio. La cosa venne fuori in seguito alle accuse che gli vennero rivolte dalla chiesa in merito alla sua omosessualità. Come potete condannarmi?
quando proprio uno dei vostri padri mi ha rovinato la vita per sempre. La fama e il successo fecero da anestetico per qualche anno. Come bring me your softness, comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Se non era su qualche palcoscenico a ballare e suonare insieme ai Rolling Stone, Billy era ospite di qualche show televisivo. La sua faccia era ovunque e la sua musica lo faceva scivolare liscio e veloce, libero e senza attriti, verso le vette più alte del successo. Dopo qualche anno, però, quell'onda magica andò naturalmente esaurendosi e i suoi problemi irrisolti presero di nuovo il sopravvento. Never had the pleasure of loving you. Nothing girl can measure. You're everything that I desire. All of the good thoughts I had, babe, you inspire. Iniziò a non presentarsi ai concerti e finì in balia di spacciatori, truffatori e sedicenti agenti di spettacolo che gli prosciugarono il conto in banca. Si ridusse a vivere alla giornata, prestandosi a suonare in dischi scadenti e spesso a mendicare qualche centinaio di dollari ai suoi amici. Divenne una delle tante ombre della città degli angeli. Cercò persino di appiccare un incendio nella sua villa di Los Angeles per truffare l'assicurazione, e a quell'accusa ne seguirono altre per possesso di stupefacenti e molestie nei confronti di un giovane messicano. Si era trasformato nell'orribile mostro che lo aveva tormentato da bambino. Dopo qualche mese di galera, per la vergogna, sparì. Si ritirò in una piccola città dell'Arizona, rendendosi irreperibile. Ogni tanto si concedeva una passeggiata fino alla chiesa locale. Entrava e si sedeva dietro il vecchio organo Hammond, simile a quello che suonava da bambino. Quei momenti, ed una piccola Bibbia ricevuta in regalo da sua madre, sembrarono essere per molti anni l'unica cosa in grado di dargli conforto. Morì dopo un lungo coma il 6 giugno del 2006. Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Latitudine Soul oggi finisce qui, torniamo domani sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, le nostre storie scritte da Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Word. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Per salutarvi oggi abbiamo scelto di rileggere un brano funk di Bette Davis. Questa è If I Am In Luck. Thank you.
just might get figured up. I say I'm fishing treat, and you call it what you want then. I say I'm wiggling my fanny, I want you dancing.